Buonasera ragazzi, ben ritrovati dopo tanto tempo in un live gameplay a tema arcade, che non ne faccio uno da solo, che saranno un bel po' di giorni. Io sono Visector, se volete seguire il mio canale, trovate come sempre il link in basso. Intanto ringrazio Bellbuster che prima che facessi l'intro mi ha scritto durante la diretta: "Tu sei il mio maestro e te ne sono molto grato. Torno subito, vado a vedere il PC se Debian è installato." Va bene, io ti ringrazio Bellbuster per questa affermazione. Mi fa piacere comunque che quello che faccio serva a qualcosa, serva anche a questo, non solo a registrare gameplay. Ormai sei un linuxiano, me lo dicesti poi, sei riuscito a far funzionare gli emulatori, mi dicesti, cioè mi avevi detto che avevi qualche problemuccio. Comunque, raga, adesso andremo a giocare Diet Go Go, che dovrebbe essere, diciamo, un seguito spirituale di Tumble Pop. Fa parte di quella schiera di giochi. E io ti sono molto grato di questa affermazione. Bellbuster, grazie ancora. C'era ancora il logo di Halloween, scusate, l'ho tolto. E dicevo, questo gioco è uno di quei platform a schermata fissa dove bisogna ammazzare mostriciattoli e quant'altro. E andiamo a vederlo insieme. Ringrazio Emulare, questo me l'ha fatto scoprire. Emulare, trovate il suo banner in basso alla live, cioè il suo banner. Vi consiglio di seguirlo, è del 92, sempre della Data East come Tumble Pop. Lo scienziato pazzo che lancia. Cibo alle persone. Scusatemi, devo mettermi i pulsanti. Però stanno messi i pulsanti, non capisco perché. Perché non me lo dà? Vabbè, facciamo così allora. Tra l'altro, raga, come potete vedere, il personaggio maschile ci somiglia un botto a quelli là di Tumble Pop. Raga, e qui i nemici invece di risucchiarli dentro la. Risucchiarli dentro l'aspirapolvere. Li gonfiamo fino a farli diventare ciccioni. Il Tumble Pop dei ciccioni, esatto. Comunque voglio abbassare un filino, filino la voce. Che sennò divento sordo. Voglio fare un'altra cosa perché non me la sono preparata, scusatemi. Questo l'ho scoperto grazie a Emulare, l'avevo totalmente rimosso pure questo qui. Facciamo riposare un po' il cellulare. Ok.
si può andare a spedire. Morto come un cretino. No, porca di quella... Sì, sì, è assolutamente meno... È assolutamente meno conosciuto di Tumblepop. Tumblepop ha avuto un successo... Un grande successo, è fra quelli là di più di successo di questo genere qua. Perché più o meno le dinamiche di combattimento contro i boss sono le stesse. Meglio di Tumblepop. Diciamo che si compara, per me si comparano, perché non è male, sia questo che Tumblepop non sono male. Cioè a me piacciono entrambi. Se poi me lo giocherò in live perché in coop pure perché voglio vedere anche la versione della bambina. I fuochi d'artificio spari. Anche vedi lo stage clearance è proprio identico a tante volte. Ah, il cibo ti fa ingrassare e infatti salti di meno, raga. Porca miseria. La musichetta. Su questo qua ci hai giocato nelle sale giochi? Io sì, però pochissimo. Sicuramente meno di Tumblepop. Ah, no, non li devo mangiare, sennò c'è crepo. Boss è bastardo. Interclub del tuo paese. Che figata, anche, anche qua, qua io andavo a giocare in quello là della Juventus. Se non sbaglio proprio il club della Juventus ci aveva Tumblepop. Oltre chiaramente ai giochi di calcio. Scontato. Master.
A me quello club della Juve, se non sbaglio, c'era proprio della Thunderbolt. Ma ha gonfiato troppo. Questo era anche un po' più facile di Tumble Pop, perché lo sparavi a qualcuno che lo gonfiavi, andava dappertutto ad andare. E li faceva proprio fuorisi i nemici. Gioco di calcio però, se avete un morico, se non sbaglio ci stava gol, ma non ne sono sicurissimo. Porca miseria, no. No, mi sono messo sotto i cosi. Questo, se ci giocavi con attenzione, era più facile da finire rispetto a Thunder Pop. Sì, c'era gol. Sì, ora che ci penso, sì, c'era gol. Poi vabbè, c'era il biliardino. E basta, c'erano solo questi due cardinali. Poi per esempio Tumble Pop l'ho trovato pure da altre parti, non l'ho trovato solo lì. Le carote, me le ricordo. Devo prendere il cibo, praticamente. Tumble Pop è praticamente dappertutto, insieme a Pang e Bob e Bob, sì. Ma anche Snow Bros era quel fuoco chiaramente ispirato a Mario. No, vaffanculo. Le carote, mi ricordo, le odiavo, le carote le odiavo. Sono cascato proprio sopra. Ma tu ci andavi all'Inter Club perché tifavi per l'Inter. Vabbè che alla fine ti ritrovavi a tifare per le loro squadre, perché frequentavi quel posto lì, quindi. Ah, qui i soldi c'hanno uno scopo quando li raccogli. Servono a far girare la cosa sopra in altro, la slot machine. Minchia, non mi... Quando spingi un nemico non te lo devi fare esplodere addosso, ho notato. Mai tifato in. Ci andavi perché c'erano i videogiochi. Ma io invece per la Juve sì, ci ho tifato. Yeah.
Sì, i personaggi erano abbastanza inquietanti. Wow, sto boss mi ricordo, madonna mia, raga. Sto boss mi ricordo. E mi ricordo che ci morivo pure qua, perché queste carote del cazzo le odiavo. Quanto è sfiziosa, raga, l'animazione di sto gioco. Mamma mia, faccia di cazzo. Questo praticamente la lore di sto gioco è che ci sta sto scienziato pazzo che vuole ingrassare la popolazione. E sti due sportivi si ribellano, insomma. Questa è la lore di sto gioco. Spettacolo, raga, spettacolare. Però per esempio a differenza di Tumble Pop non ti portavi bonus nell'altro livello. Danno i bonus, poi non me li fanno portare. Ah, fanculo, mi è passato sotto proprio nella... Io sta mossa non me la ricordavo proprio. Cosa lanciano? Mele? Che sono? No, porca, ci sono cascato proprio come una pera secca. Mi ricordo anche sto boss. Non ricordo pure questo. È bello, raga, riaccendere queste cose della memoria. E raccontarci anche quella piccola storia che c'è dietro, il fatto del club, che tra l'altro è molto simile la mia e la tua, Coldness. Ah, va. Sembrano frutti rosa. Che diventa sempre più grasso. Finalmente si va in Europa. Ma ragazzi, sentite le musiche, raga, ma che spettacolo sono. Sì, sì, no, ma è curioso, è stato veramente curioso questo caso qua. Il fatto che comunque entrambi l'abbiamo trovato in un club calcistico.
Lo sparo però se lo porto come bonus. No, fanculo, rieccoti bel buster, ciao! No, vaffanculo. Ed eccolo che diventava infame. Lo devi andare a dire perché avete levato di mezzo i videogiochi. Di solito nei club ci stanno ancora. Calcola che quando abbiamo aperto, quando aprirono quello là della del gruppo di bici che andai a fare, persino lì ci misero un flipper e un biliardino. Fatto a portare uno fino alla fine. Te lo devo andare a chiedere perché potrebbero tranquillamente venire. Quella in alto? Boh, ti fa uscire bonus. Ti butti dentro le monete che raccogli. Questo gioco mi piace che gli hanno dato un senso alle monete. E poi ti cala i bonus. Io se avessi un club dopo questi anni non le avrei tolti i videogiochi da dentro. Anzi, al massimo ne avrei aggiunti. Glielo potresti anche tipo Dandy, vedi che si portano tanto adesso i videogame. Poi tra l'altro ho notato che ai ragazzini di oggi comunque, pure se ti apri un club e ci metti un biliardino, comunque questa tipologia di cose dentro, li attiri perché vengono attirati. Ha detto che mi ha ingrassato il calcio balilla, sì. No, qui se vai a Pompei la trovi, le trovi ancora, le sala giochi, anche nei bowling hanno tolto i videogiochi. Madonna, ma che fantasia che ci vuole per fare sto gioco, eh. E gli va riconosciuto. Ma non è possibile, no? Cioè ingrassi pure le navicelle spaziali. Let's diet.
Quanti diamanti! Quanto è puccio sto gioco, madonna! Nel senso di new retro? No, fuck. Tutta la miseria, stava andando così bene, stava andando. Ah, e beh, allora c'è qualcosa, non è che è totalmente assente. Madonna, sto boss pure me lo ricordo. Ciao Wonderboy, buonasera, benvenuto! No, dai, pensa... Oh, qui le sale bowling sono piene ancora di... Certo, non hanno proprio chissà che bei giochi, su questo sono sincero. Però i cabinati ce li hanno ancora. Ma questo mi sa che lo posso via solo in testa. Ciao Matt, buonasera anche a te! Wonderboy, io sono il Sector, se non mi conosci puoi leggere qualcosa su di me nei banner in basso, c'è una piccola biografia, puoi seguire i miei social, esclamativo social, oppure comunque seguire il banner in basso. Sono un appassionato di retro gaming e comunque faccio anche varie. Quindi i ciccioni sono la cosa più cucciosa di... E per essere qui deduco che sia appassionato... No! Piato, merda. Maledetti. Sapevo che non ci arrivavo. Mamma mia, quanti bonus! Il volume del gioco è troppo alto. Adesso? Strano però, perché di solito la mia voce è bella alta. Ah, che miseria.
Comunque dicevo, ti trovi qui perché tu sei un appassionato di retro gaming, deduco. No, porca la miseria. Fatto scoppiare. Minchia però. Conosci questo gioco? No. No, vabbè, va. Ridantala. Dai, ultima botta, dai. Leva. Corri, corri, corri. Era pure bello lunghetto. Vabbè, come Tumblr è poco. Grazie per il follow. Benvenuto ufficialmente allora. Follow. Skull. Skull. Skull è un saluto vichingo. Non so se tu guardi serie TV, ma io sono un forte fan di Vikings. Cazzo di musichetta, senti. Sì, è uno dei tuoi preferiti. Ah, quindi sei fan dei tuoi anche di Tumblr Pop. Anche Coltness lo preferisce. Ah. No, vaffanculo, ha cacciato la... Ah, ma quelli, questi si moltiplicano, ste merda qua. Comunque ti invito a passare, se ti va, anche ai miei social, la mia pagina Facebook per news generali, veramente a tutto tondo del mondo nerding, ed è anche del mio canale YouTube dove potrai vedere tutti i gameplay che ho fatto di anche i giochi arcade. Non so se sai, ma esiste anche il metodo per giocarci in coop. Vaffanculo. Non l'avevo mai detto che lo fa in The Vikings. Beh, raga, il mio logo. A parte il sarcasmo, il mio logo è il martello di Thor. È una cosa che non dico spesso, però. In alcuni miei alert, tipo quello là delle sub, c'è un riferimento alla cultura vichinga. Calcola che il mio stile, il mio modo di fare streaming, non so se ti piacerà, però mi auguro di sì, visto che ormai il follow l'hai messo. Il mio modo di fare streaming è fare un intro, iniziare un gioco, nel caso degli arcade, fare l'outro e caricare poi quel video su YouTube. E nominarlo live gameplay, perché sono effettivamente dei gameplay che faccio durante le live. Non ti permettere di sputare. Non sapevo che ci morivo. La stessa cosa faccio anche con i variety. A parte il multiplayer, la maggior parte delle volte faccio così. Potrai vederlo se vai sul canale YouTube, più o meno, l'inizio e la fine. Ah, fanculo, si allunga pure sto coso. No, oh, dai però, che pippa. Ma mi pare giusto, mi ha fatto spawnare sotto di lui.
Beccalo, beccalo. No. Il lot block su Vescus me l'aveva fatto capire subito. Raga, Ragnar Lothbrok è uno dei personaggi più belli che abbia mai visto in una serie TV, ma anche a livello storico, perché quello là è esistito anche storicamente. È veramente stato veramente un grande. A proposito di Halloween, siamo pure le robe a tema Halloween. Oh, perché cavolo non si è gonfiato? Dai, però sti fantasmi di me. Crepa, va, culo, ti ammazzo con la barriera, no? No, va, bastardo. Minchia, questa è stata proprio una bastardata di quelle proprio di dire. Devi perdere il gettone. Wonderboy, a parte che il tuo nickname è... chiaramente, come fa a non piacerti retro gaming? E tra l'altro c'ho Wonderboy su Steam, prima o poi ci giocherò. Il tuo nickname è chiaramente esplicativo riguardo alla passione per il retro. Comunque ti stavo dicendo, se hai qualche domanda o qualcosa da chiedere, condividere la tua esperienza in merito a questo gioco che abbiamo fatto. No, vaffanculo, non ha saltato. Io e Coltenes, puoi dirlo. Tipo, abbiamo scoperto che è Coltenes. A sto gioco qui ci abbiamo giocato entrambi in un club sportivo. Affanculo, Matt, tu lo conoscevi questo? Vabbè, penso che l'avevi visto pure tu da emulare. No. Vieni da qui. No. Amore. Che bellini questi fantasmini. Porca miseria, quanti ne ha sparati. No. Pure qua, raga, questa è stata una bastardata proprio di quelle. Perdi il gettone, come osi non perdere gettoni? Dicevamo del fatto che fosse facile sto gioco? I primi livelli. Beh, che vediamo che ci sto giocando senza concentrarmi. Ma va in cuore proprio. Oh.
dalla 1 ne manco uno. Affa, culo fantasma di merda, non sei più carino. Ah, la cellulite! Sei grassa! Pff, gli ha azzeccato uno schiaffone in faccia. L'ultimo stage. Ma ci stanno i diavoletti. Cavolo, faccio a passare. Perché ridi, Wonderman? Ti ho detto che i fantasmi non sono più carini. Ma devo ammazzare sta cosa prima che si moltiplica. Bello, bello. Qualcosa. Musichetta, madonna. La cellulite per malusa la raga. Sì, raga, non mai dire a una donna che è grassa, no? Come cavolo si passa lì in mezzo? Sette, sette, sette. No, ragazzi, adesso iniziano a cantare con il gelato. Il sushi però non dovrebbe far ingrassare. Oddio, è un po' grassoso come piatto, come pietanza, no? No, dai, avevo premuto pure per scendere giù. Le musichette di sto gioco un po' rincoglioniscono, però, proprio giusto un po'. Questo che era il mostro della cellulite? Che cazzo? O il grasso questo, dovrebbe essere il grasso, più grasso. Ma porca miseria, manco il tempo di spostarmi, guardate. Guarda là, va. Thank you.
Pensa che il grasso, perché dovrebbe essere il boss finale. Ed è quello, diciamo, contro cui stiamo combattendo, il grasso. Uè, Kinder! Buonasera! Pecca. Questo game mi fa tornare in mente quando si filonava la scuola e Prudis alla fine delle 10 iniziava, cioè sì. Si giocava di tutto, Munezza compresa. Ma questo mica è Munezza, che cavolo dici, oh? Non scherziamo proprio, questo gioco è bellissimo. Beh sì, quando si filonava la scuola si giocava anche al biliardo. Qualche mascalzone di sala bar faceva giocare pure alle macchinette i ragazzini. Cosa che non avrebbe. Non, in teoria non si dovrebbe fare, però lo facevano. Lo fanno tuttora, Anzi, mo solo macchinette. Io una volta ci ho giocato, vinsi 70 euro e dissi addios. Addio grasso. Ma che panza, guarda là. C'hai i salsiccioni. Kinder, dopo ci sei per giocare un po' a Quake? Gli omini spaziali, raga, stavano pure in Tumblepop. Con un bel auto-refail. Che da un po' che non giochiamo. State cominciando a spari tutti, raga. Vi odio. No, odio no. Parola grande. Però qualcuno mi ha abbandonato. Vieni qua, vieni qua. Willow era difficile però. Sì, le scommesse erano Coca-Cola e patatine, sì, questo non lo ricordo pure io. Mamma mia, che cacchio mi hai ricordato. Si scommettevano anche i gettoni, i gettoni pure si scommettevano. Diamanti! Vado ai gettoni, mi ricordo quando si scommettevano i gettoni. Porca miseria, Kinder, che mi stai portando alla memoria. Come sono fatto a morire? No, vaffanculo, c'era lo spigolo. Oh. Io come faccio a prendere quel diamante lì in mezzo? Così? Porca puttana, sono morto dopo però. No, non l'ho visto. Ma con questo vi spacco tutti però. I primi partiti si perdevano di proposito per... quello nel biliardino si faceva, sì, mi ricordo, ma hanno fregato pure a me a volte così. Spara pure dall'alto.
Di quanto era bastarda sta cosa qua, perché non sapevi dove t'appariva. Qua i gettoni se ne volavano, altro che... No! Va bene, a dopo allora. Non solo corre, cioè... Non ci gira più, ma nessun... Neanche nessun browser ci gira più. Non gliela fai più ormai, fa nulla. Lo scienziatino pazzo stava... Comunque, oh, sta merda. Scoppia. Pure in Caveman e Ninja c'era. Sfizio qui così. Il ragazzettino e quella bambina che corrono sotto. Guarda come sono sfiziosi. Ah, mo sta mangiando. Eh sì. No, ma nessun browser ci girerà più su un core. Lo devi pensionare, oppure lo devi tenere per, non lo so, un letto per fare robe tipo emulazione. Fada la musichetta. Chi faceva le musiche nei videogiochi negli anni 90 si divertiva un botto. No, che spettacolo, rotola come una palla. Guarda. Come facevano queste musiche bellissime? Con le tastiere elettroniche si facevano queste cose. Prima, se sapevi usare la tastiera elettronica, potevi tranquillamente fare il composer per i videogiochi. E più o meno tutto così era. Wonder Boy, ti faccio un punto esclamativo giveaway, visto che sei appena arrivato, per leggerti un po' cosa farò. Questa barra qui, leggiti diciamo tutta la regola, tutto il regolamento. Se vuoi partecipare sei libero di farlo, altrimenti no, io non ci guadagno nulla. È una cosa che faccio per il nuovo anno, per festeggiare qualcosa insieme, per fare qualcosa con chi mi segue, insomma. Detto questo, raga, io non chiudo la live adesso, però chiudo questo gameplay. Non andate via dalla live, come sempre. Niente. Stay pizza, perché mi sono promesso di non dirlo più, ma lo devo dire perché è più forte di me. Stay nerd, stay pizza. Non chiudo la live. Spero vi sia piaciuto questo gioco, perché è una vera chicca.